imbarazzante per gli errori difensivi in occasione dei gol. E basta, perché abbiamo continuato a giocare. Sì, forse è meglio il primo tempo, ma purtroppo ci hanno penalizzato errori grossolani, più che grossolani, in fase difensiva, nell'occasione delle palle inattive, di tutti i gol presi. Però la partita l'abbiamo giocata, siamo partiti malissimo, poi ci siamo ripresi e abbiamo provato a giocarla fino alla fine, condizionata, come ti dico, da questi errori. Imbarazzanti sono gli errori che abbiamo fatto, ma non la partita. Io, finché vedo giocatori come Ben Ali che danno l'anima fino alla fine, non solo lui, i vari Verre, Caprari, ma tutti hanno dato tutto fino alla fine. Qui la situazione è questa, che incontri formazioni che sono nettamente più forti di te, ci metti gli errori difensivi e prendi gol, parti malissimo, riprendi la partita e quello è un segno positivo, sbagli un rigore che potrebbe buttare giù un elefante e continui e pareggi, poi riprendi gol e ci sta che c'è un po' di sconforto. Ma questo è umano, io credo che sia umano, però se mi dite, al di là degli errori che abbiamo fatto, i ragazzi sono impegnati fino alla fine, io vi dico sì, non ne ho visto uno rassegnato, hanno provato, poi ovvio che in questa situazione è anche semplice per la squadra avversaria, oltre al fatto che è una squadra molto forte. No, a me basta che i ragazzi danno il 110% tutte le partite. Quello che succede fuori dispiace per primi a me, ai ragazzi, e capisco la gente, capisco la tifoseria, capisco tantissimo i ragazzi della curva che sono sempre vicini, che vengono dappertutto, che sia Milano, che sia Palermo, che sia Crotone, e li capisco perfettamente e accetto le critiche perché è giusto che siano così. Però noi non possiamo far altro che continuare a dare il massimo e lavorare con dignità.